La sera del 21 gennaio del 1991, proprio pochi metri da qui, dove i camerini si affacciano direttamente su questo palcoscenico, uno dei più grandi baritoni d'Italia passeggia avanti e indietro, riscalda la voce, stropiccia le mani e non riesce proprio a farsi passare quel grado di inquietudine che stasera proprio non lo abbandona. Eppure è il più grande baritono di tutti i tempi, dei nostri tempi, forse anche di tutta Europa, ma non riesce proprio a fare a meno di pensare che questa è una serata davvero particolare. Poco fuori dal teatro c'è un ragazzino di 16 anni sulla sua bicicletta insieme ai suoi amici che guarda quasi attonito, inebetito, una cosa mai vista, straordinaria. Un fiume di gente, elegante, ben vestita, una quantità di pellicce che non ha mai visto in tutta la sua vita e di acconciature nuove, luccicanti, appena uscite da un fornaio, sembrano, che entrano in questo teatro per la prima volta. In questo posto che questo ragazzino non ha mai visto aperto in tutta la sua vita. Che cosa hanno in comune il baritono Giorgio Gatti e questo ragazzino di 16 anni? Entrambi, tutti e due, hanno capito che questa sera, il 21 gennaio del 1991, sarà una sera indimenticabile per tutta la città di Soresina. Beh, ormai l'avrete capito. Quel ragazzino di 16 anni sulla bicicletta lì fuori, 30 anni fa, ero io. E di certo non mi sarei mai immaginato di ritrovarmi qua 30 anni dopo a festeggiare questa ricorrenza molto importante per tutti noi, per tutta Soresina. E di certo non mi sarei mai immaginato di essere qui da solo. Stasera infatti non ci sono baritoni, non ci sono orchestre, non ci sono spartiti, non ci sono violini, pianoforti. Sono da solo. Però non è forse il caso di festeggiare in maniera triste questo 30° compleanno, che avremmo voluto veramente molto diverso da così. Perché se ci pensate bene, il nostro teatro, che è stato inaugurato nel 1840, ha passato dei periodi veramente terribili della storia nostra, locale, ma anche di quella italiana. E quindi per tanti anni e per tante volte è stato costretto a chiudere, anche in maniera più lunga e più brutale di come è avvenuto adesso. Ma una cosa certa è che il nostro teatro poi ha sempre, sempre riaperto. Grazie alla buona volontà di alcuni nostri concittadini, ma soprattutto alla passione e alla voglia di rincontrarsi, di riconoscersi di noi tutti, soresinesi. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa pur di stare qua. Siamo il padre e la figlia, arrivati fin qua. Siamo una grande.
grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento la nostra valigia di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio, tra un manifesto e lo specchio. Eccoci qua, siamo venuti per poco, perché per poco si va, e il sipario è calato già su questa vita, che tanto pulita non è, mi ricorda il colore di certe lenzuola, di certi hotel, che il nostro nome ce l'hanno già e ormai nemmeno ci chiedono più il documento d'identità.